Audiolibro. Piramidi bosniache le più grandi del mondo. Le scoperte. Nella zona di Visoko, circa 35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia e Erzegovina, sono state scoperte 5 strutture piramidali: la piramide del Sole, alta 220 metri, della Luna, alta 190 metri, del Drago, alta 90 metri, dell'Amore e il Tempio di Madre Terra. Oltre al tumulo di Vratnica e al labirinto di tunnel sotterranei Rane, la scoperta, ad opera del dottor Samos Managic, risale al 2005, anno in cui hanno avuto inizio i lavori di scavo e di ricerca archeologica interdisciplinare in seguito proseguiti dalla Fondazione No Profit Archaeological Park, Bosnian Pyramid of Thesun, da lui istituita. La piramide del Sole. La piramide del Sole ha la forma di una piramide regolare con spigoli ben delineati e tre lati conservati, nord, est e ovest, che hanno la stessa inclinazione e sono orientati verso i punti cardinali. È ricoperta da terreno e vegetazione al di sotto dei quali sono stati trovati vari strati di blocchi rettangolari di calcestruzzo. Le analisi dei campioni eseguite in laboratori di diversi paesi hanno determinato che i blocchi sono realizzati con un geopolimero cementizio della migliore qualità, secondo le datazioni al radiocarbonio. Gli strati di terreno che ricoprono la piramide risalgono a 12.000-15.000 anni fa, mentre i fossili di foglie ritrovati tra due strati di blocchi di calcestruzzo risalgono a 29.200 anni fa. Al momento si ritiene che questa sia l'età ufficiale della piramide. Alla sommità della piramide del Sole esperti di vari paesi hanno individuato e misurato ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici di origine artificiale, 28 kHz, e campi di energia con caratteristiche tipiche dei campi di torsione, onde scalari. Le altre strutture, i terrazzamenti della piramide della Luna, alta 190 metri, sono stati realizzati combinando blocchi in arenaria e di argilla su vari strati alterni. L'argilla è un eccellente materiale da costruzione ed è stata usata come elegante, impermeabilizzante e isolante termico e acustico. Il materiale organico rinvenuto allo scavo numero 20 sul lato ovest della piramide tra due strati di blocchi in arenaria è stato analizzato al radiocarbonio e risale a 12.350-50 anni fa. Alla sommità della piramide della Luna sono stati rilevati dei campi di energia con le caratteristiche tipiche dei campi di torsione, onde scalari. Il tumulo di Vratnica è una collina artificiale a 5 km dalla zona delle piramidi. Alta 32 metri dal livello stradale è costruita combinando due strati di blocchi megalitici, uno in argilla e uno in calcestruzzo. I blocchi raggiungono una massa di oltre 10 tonnellate. Al rilevamento con georadar sono stati individuati diversi tunnel sotterranei. Alla sommità è stato rilevato un fenomeno elettromagnetico, un raggio di energia di 28 kHz, il tunnel RAVNE. Nel tunnel Ravne sono stati ritrovati blocchi in ceramica del peso di diverse tonnellate posizionati sopra alle intersezioni di corsi d'acqua sotterranei. Il labirinto è una delle zone più sicure del pianeta. Le misurazioni eseguite hanno determinato la totale assenza di radiazioni negative, cosmiche, griglie di Hartmann, Curie e Schneider, radioattività naturale e energia negativa generata da corsi d'acqua sotterranei. L'elevata concentrazione di ioni negativi per centimetri 3, decine di volte superiore alla media, rende l'ambiente completamente privo di batteri e virus. All'interno dei tunnel la circolazione dell'aria è perfetta e consente una normale respirazione per tutta la loro estensione. Le diverse altezze delle varie sezioni generano una variazione di pressione, che spinge l'aria alla stregua di un ventilatore naturale. La fondazione. La Fondazione Archaeological Park, Bosnian Pyramid of Thesun dal 2006, conduce i lavori di ricerca interdisciplinare, archeologica e scientifica nella Valle delle Piramidi, avvalendosi della collaborazione di numerosi esperti provenienti da diversi paesi. La fondazione non è finanziata da alcuna istituzione governativa, ma unicamente attraverso donazioni e il lavoro di volontari provenienti da tutto il mondo. Ogni anno centinaia di volontari partecipano ai lavori di scavo, assistiti e diretti da personale qualificato. Ciò ha reso la Valle delle Piramidi in Bosnia il sito archeologico più attivo al mondo. Samos Managic è nato in Bosnia e Erzegovina, ha conseguito presso l'Università di Sarajevo la laurea in Scienze Politiche, in Economia, il Master in Scienze Economiche Internazionali e in seguito un dottorato di ricerca in Studi Maya. Ha lasciato la Bosnia nel 1993 per trasferirsi negli Stati Uniti dove ha iniziato ad interessarsi delle antiche civiltà del Centro e Sud America.
Nel 2005 ETA ha riscoperto le prime piramidi europee nei pressi della cittadina di Visoko, Bosnia Erzegovina, e ha dato inizio agli scavi archeologici, poi condotti dal 2006 dall'Archaeological Park, Bosnian Pyramid of Thesun Foundation da lui istituita, raccogliendo sempre maggiori evidenze, che convalidano le sue ipotesi. Nel 2008, 2011 e in seguito ogni anno, ha organizzato e diretto le conferenze scientifiche internazionali di Sarajevo, ICBP, sulla ricerca svolta dalla fondazione, eventi che hanno alimentato le controversie sulla sua scoperta, dividendo la comunità archeologica internazionale. Il dottor Osman Hagi, che è foreign member della Russian Academy of Natural Sciences di Mosca, è stato docente presso l'American University di Bosnia Erzegovina, è membro della Archaeological Society of Alexandria, primo cittadino onorario della città di Visoko, direttore del Center for Archaeology of the American University di Bosnia Erzegovina e dal 2015 membro della Croatian Academy of Science and Art for Diaspora con sede a Basilea, Svizzera.